L'argomento di tutti in questi giorni è il cosiddetto piano casa. Berlusconi ha tirato fuori dal cilindro l'ennesima genialata e ha immaginato un momento intelligente e interessante per poter riscattare la nostra Italia e soprattutto per fare crescere la nostra economia. Tutti dicono che la crisi è un'opportunità, nel senso che se ben gestite possono rappresentare qualcosa di innovativo, di rivoluzionario. E le crisi, ovviamente, come è noto, nessuno se le cerca per piacere, si subiscono. E allora bisogna avere pochi e sani principi che, secondo il mio modesto parere, il nostro Presidente del Consiglio ha tenuto bene a mente. Per creare lavoro e ricchezza è necessario avere collaborazione, chiarezza di idee, visione di intenti, ma anche avere fiducia verso gli altri e verso chi governa. Bene, quindi ha fatto Berlusconi ad agire nell'ambito di questi provvedimenti. Il piano casa sarà un'operazione intelligente che produrrà qualcosa come 60 miliardi di euro, quasi tre finanziarie, quasi 3 anni di duro lavoro sono necessari per raggiungere soltanto l'obiettivo nei termini che ho appena detto. Quindi un'operazione intelligente che si sposa anche con un bisogno primario. Chi è che non ha bisogno di una casa calda e confortevole? Noi sappiamo bene che in Italia esistono molti che hanno purtroppo abitazioni piccole e vivono magari in nuclei familiari allargati e hanno bisogno proprio per questo motivo di trovare un momento anche di allargamento urbanistico. Quindi volano per l'economia, ma nello stesso tempo anche venire incontro alle esigenze sociali della nazione. Questo strumento, ovviamente, per quanto possa essere geniale, per quanto possa essere ovviamente di grande profilo, ha trovato i nemici, ci mancherebbe altro. I nemici sono sempre gli stessi, quelli che hanno gridato al sacco edilizio, alla cementificazione selvaggia, sono esattamente gli stessi che amministravano quasi tutte le città e quasi tutte le regioni del centro-sinistra fino a non poco tempo fa. Hanno gestito in maniera allegra, dando incarichi e prebende, distribuendo parcelle professionali, gestendo appalti, mentre quelle devastazioni avvenivano sotto i loro occhi. Siamo convinti quindi che questa è un'operazione che anche da un punto di vista architettonico e urbanistico dovrà essere sostenuta con risposte di grande qualità, attraverso delle linee guida e attraverso la collaborazione di sovrintendenze e uffici interessati a dare pareri. Si dovrà evidentemente tenere conto dei valori ambientali storici dei luoghi della città, vietando ciò che non doveva essere fatto e creando le condizioni perché queste squallide periferie che ci sono state regalate dai cosiddetti archistar, questi architetti del portafoglio gonfio e che trovavano copertura politica a sinistra, ovviamente non abbiano più a intervenire. Spesso dietro questi architetti affermati c'erano speculatori, affaristi e questi architetti spesso erano anche portatori di visioni utopistiche, di sperimentazioni inumane e folli. E quindi proprio per questo motivo le nostre città vivono un contrasto straordinario. Da una parte il centro storico e erede dei nostri padri, solitamente bello, le periferie invece fatte di scatoloni. C'è un grande autore, sociologo ma anche storico, si chiama Hans Sedlmayr, che nel suo libro La perdita del centro spiegava bene che la bellezza può sconfiggere l'avidità, l'egoismo e il caos. Ecco perché è importante rifare di nuovo queste città. Ecco perché è un'occasione storica per riportare di nuovo il dibattito in ambito culturale e spiegare che recuperando le nostre abitazioni, migliorandole, allargandole, utilizzando materiali bioenergetici, creando le condizioni perché ci siano risparmi energetici, si possono anche creare città più belle perché i palazzi e le case diventeranno più belle. Questo sarà il grande obiettivo che, secondo il mio modesto parere, Silvio Berlusconi avrà in mente già nel prossimo passaggio, perché col primo obiettivo, quello di mettere in moto l'economia, di rimettere in moto il volano dell'edilizia, ha già fatto tanto e i risultati si cominceranno a vedere. Adesso toccherà vigilare perché da un punto di vista etico, da un punto di vista estetico, mai più si abbiano a vedere le brutture che l'architettura di sinistra, quella che ha dominato culturalmente fino ad oggi, ci ha regalato.